Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, oggi vi consiglierò un bel po' di giochi da farvi regalare a Natale. Sì, li ho anche incartati, avevo tanta carta da sprecare. Ma perché avevo finito tutti i regali, li ho incartati tutti, avevo un rotolo gigantesco, ho detto vabbè, sapete che c'è, facciamo questo video incartando i regali e volevo mostrarvi anche la mia abilità. Cioè, l'avete visto tutti, vero? Cioè, perfetti, bellissimi, incredibili. Non fate incartare i regali a Lightning. Ma prima di iniziare, come al solito, vi chiedo un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, andate a dare un'occhiata al programma live perché in queste settimane ci saranno delle live veramente pazzesche. Seguitemi su Instagram e iniziamo subito. Ora, prima di spacchettare i giochi, volevo fare una piccola premessa perché molte persone si trovano nella fase di non so cosa farmi regalare a Natale. Non per forza vi dovete far regalare, ad esempio, un gioco per la Switch. Ad esempio, io vi mostrerò questi giochi e magari in questi giochi non c'è nessun titolo che vi incuriosisce e quindi nessun titolo che volete davvero acquistare. Quindi, secondo me, non conviene acquistare un gioco che non vi interessa tantissimo. Vi ricordo che potete sempre optare per i preordini. Ad esempio, a febbraio uscirà un titolo molto importante, uno dei giochi più attesi del 2022, ovvero Pokémon Arceus. Quindi, se non avete attualmente dei titoli da acquistare adesso, a dicembre 2021, potrete farvi regalare i soldi o il preordine di un gioco che dovrà uscire nel 2022, in modo tale che quando quel gioco uscirà voi ce l'avete già pagato, ce l'avete già pronto. Anche perché, ragazzi, è inutile comprare un gioco che non vi piace per poi lasciarlo lì sulla mensola. Quindi cercate sempre di scegliere attentamente i regali di Natale. E comunque vi lascio sotto in descrizione il link per preordinare Pokémon Arceus. Andiamo a spacchettare il primo gioco. Il primo gioco che vi consiglio, e anche quello incartato meglio, vediamo qual è. Non lo so, ragazzi, io non mi sono messa dei segnetti, quindi non mi ricordo. Ovviamente Mario Kart, ragazzi. Mario Kart è uno di quei giochi che non può mancare nella vostra libreria. È quel gioco standard da comprare sempre. Potete giocare online con gli amici, potete giocare online da soli, potete giocare con la vostra famiglia, potete giocare da soli. È veramente un classico che non tramonta mai ed è veramente uno dei migliori giochi che vi consiglio sempre di acquistare. Cioè, ragazzi, non ha bisogno di presentazioni Mario Kart. Ovviamente, se non l'avete già acquistato. Andiamo al secondo gioco. Anche questo, dai, non l'ho incartato male. Non poteva mancare il gioco più bello da giocare su Switch, ragazzi. Questo è stato anche il mio primo gioco che ho acquistato sulla mia Nintendo Switch. Sto parlando di Zelda Breath of the Wild. Se non l'avete ancora acquistato, vi consiglio di prenderlo, anche perché in questo periodo lo trovate soprattutto in offerta, ma l'anno prossimo uscirà il seguito di questo gioco, quindi quale migliore occasione di rigiocare il primo capitolo? Ve lo consiglio perché è veramente bello, è un'avventura super super bella, open world, potete fare veramente tantissime cose, una storia avvincente, vi giuro il titolo migliore che potreste giocare su Switch. Se non l'avete ancora giocato, ragazzi, pensateci bene, valutate bene, perché secondo me ne vale veramente la pena. Andiamo avanti, perché vi sto consigliando veramente tantissimi giochi. Anche questo è incartato bene, poi arriviamo a quelli incartati male. E vediamo cosa c'è qui. Mario Odyssey. Uno dei Super Mario più belli mai fatti, secondo me, perché questo qui su Switch è veramente fantastico. Anche questo è un gioco da avere assolutamente nella libreria. E poi, ragazzi, se avete comprato la Switch, sicuramente amate Mario e i suoi amici. E quindi non potete non acquistare Mario Odyssey. E chissà, ragazzi, potremmo anche rigiocarlo insieme. Fatemi sapere sotto nei commenti se vorreste vedere nuovamente un gameplay di Mario Odyssey.
Andiamo al prossimo gioco, ovvero il quarto gioco ed è incartato male. Questo gioco, ragazzi, si è rivelato una sorpresa incredibile. Avete visto qualche giorno fa qualche video sul canale ed è un gioco che è appena uscito. Costa veramente pochissimo ed è un gioco da fare sia da soli che con la famiglia, un party game. Sto parlando di Big Brain Academy, sfida tra menti. Allora, ho provato questo gioco, ci sto giocando anche offline, ho fatto anche 2 video, quindi se volete andare a vedere i miei video potete andare, ve li lascio qua sopra. Ovviamente potrete scaricare la demo gratuita dal Nintendo eShop, quindi potrete provare il gioco prima di acquistarlo. Come vi stavo dicendo prima, si è rivelato veramente un gioco super super carino. A differenza di Brain Training, che è secondo me un gioco per adulti, questo è un gioco per tutte le età, perché i minigiochi sono super simpatici, ci sono i minigiochi con gli animali, con le forme, è tutto colorato, è tutto simpatico, i minigiochi sono veramente carini. Ci sono delle modalità super super carine, c'è anche la modalità party. Personalmente reputo Big Brain adatto a tutte le età rispetto a Brain Training, che era un gioco un po' più impegnativo. Questo è super simpatico, poi potete scegliere anche le modalità bambino, principiante, quindi tutto sommato è adatto a tutti, soprattutto se giocate in modalità party potete decidere il livello di difficoltà. Quindi ragazzi, assolutamente promosso, costa anche pochissimo, secondo me a un prezzo giusto, 29,99€, ma è stato in offerta anche a 25€ qualche giorno fa, però è un prezzo onesto per il tipo di gioco e i contenuti che propone, quindi assolutamente consigliato. Ragazzi, andiamo a un titolo che sto attualmente giocando e che vi consiglio tantissimo, soprattutto lo consiglio a tutte le persone che non hanno mai giocato a un titolo Pokémon. Sto parlando di Pokémon Diamante o Pokémon Perla. In questo caso io vi sto facendo vedere la copia di Diamante perché non ho la copia di Perla, però sia uno che l'altro vanno assolutamente bene. Questi giochi sono veramente belli, a parte che sono comunque dei remake, no? Quindi esisteva già il gioco sul DS, ma è stato rifatto con delle piccole novità, come ad esempio i grandi sotterranei, funzione super carina da fare il multiplayer, ma anche ovviamente da soli. La storia è super carina, adatta a tutte le età, i Pokémon sono bellissimi, quindi se non vi siete mai avvicinati a un titolo Pokémon sicuramente sarebbe più indicato iniziare con un Pokémon Diamante, un Pokémon Perla o un Pokémon ad esempio Let's Go. Ma visto che sta per uscire un nuovo titolo Pokémon, ovvero Leggende Pokémon Arceus, vi consiglio di iniziare da Diamante e Perla, perché poi ci ricollegheremo con Pokémon Arceus. Quindi secondo me, ragazzi, uno dei giochi più belli da farvi regalare a Natale. Se non l'avete ancora messo in lista, fatelo, non ve ne pentirete, fidatevi. Ho amato la serie Pokémon a soli 6 anni. Avevo 6 anni quando ho iniziato il mio primo gioco Pokémon e l'ho amato alla follia, nonostante ero piccola e non sapevo giocare proprio benissimo. Credetemi, ne vale veramente la pena. Andiamo a un altro gioco. Se non l'avete acquistato, ovviamente Animal Crossing, ma se siete sul mio canale, do quasi per scontato che quasi tutti hanno Animal Crossing. Ovviamente vale anche per il DLC. Magari molte persone hanno Animal Crossing ma non hanno il DLC di Happy Home Paradise, quindi vi consiglio assolutamente di farvi regalare il DLC, perché è un contenuto super super carino che migliora tantissimo l'esperienza su New Horizon. Quindi ragazzi, ovviamente Animal Crossing. E per finire, visto che a Natale si mangia, vi consiglio un gioco che secondo me vi può aiutare a tenervi in forma. Sto parlando di Ring Fit Adventure, un classico di Switch che è già uscito da parecchio tempo, ma vi posso dire che è un gioco veramente carino. Ovviamente
lo sottolineo, questo gioco non vi fa proprio dimagrire, non sostituisce veramente una vera e propria attività fisica, cioè potrebbe, però non è come andare in palestra, però aiuta tantissimo a mantenersi in forma. E dopo i cenoni di Natale sicuramente le nostre panze saranno là sotto, quindi secondo me è un titolo divertente per tenersi in allenamento. Molti di voi vanno a scuola, poi tornano a casa e stanno tutto il pomeriggio sui compiti, quindi non è molto bello stare seduti 24 ore su 24. Trovo che Ring Fit proponga al pubblico un modo carino di tenersi in forma. Come avete visto, abbiamo sfidato Cassie, ci sono i minigiochi, quindi non per forza dovete fare gli esercizi veri e propri. Certo, potreste, ma non siete obbligati. Avete la modalità avventura, che è super carina, avete i minigiochi, quindi è veramente un ottimo acquisto, ragazzi. Promosso, assolutamente, tornassi indietro lo comprerei almeno 10 volte. E questi sono i giochi che vi consiglio, anche se ne voglio aggiungere altri due, ragazzi. Non ve li posso fare vedere in maniera fisica perché appunto li ho acquistati in digitale, ma sto parlando di Mario Party Superstar, secondo me il Mario Party definitivo per Nintendo Switch. Personalmente, se devo fare un confronto tra Mario Party e Mario Party Superstar, preferisco alla lunga Mario Party Superstar. Ci sono dei minigiochi super super belli che Mario Party secondo me non aveva. L'altra volta siamo andati live, io mi sono divertita tantissimo con i minigiochi del calcio, della pallavolo. Vi giuro, a livello proprio di minigiochi ne vale veramente la pena. E vi ricordo che il Mario Party Superstar è compatibile per Nintendo Switch Lite, perché adesso non si gioca più con il sensore di movimento ma con i pulsanti, quindi anche chi ha la Nintendo Switch Lite può acquistare Mario Party Superstar e non il vecchio Mario Party, quindi assolutamente consigliato. E l'ultimo titolo che vi consiglio, per me è stata veramente una scoperta perché non l'avevo mai calcolato. L'ho acquistato, l'ho provato, ci ho giocato con i miei amici, ci siamo divertiti veramente tanto. È sempre un gioco party, esiste sia in versione fisica che in digitale, io l'ho preso in digitale, comunque sotto in descrizione vi lascerò tutti i link dei giochi che vi sto consigliando, voi potreste acquistarlo anche in versione fisica, anche perché è un gioco che in questo periodo è scontato. Sto parlando di 51 Worldwide Games, ragazzi, praticamente sono 51 giochi da tavolo super super carini. C'è il gioco delle freccette, c'è bowling, c'è non mi ricordo, i giochi di carte, ce ne sono veramente tantissimi, c'è tennis da tavolo e biliardino, vi giuro è super super divertente. Potete giocare da soli, potete giocare con i vostri amici, con la vostra famiglia, ma potete giocare anche online se avete ovviamente l'abbonamento. Vi giuro che mi ha ricordato tantissimo il vecchio Wii Sport della Wii, soprattutto il bowling super super carino. Detto questo, ragazzi, questi sono tutti i giochi che vi consiglio. Ovviamente ce ne sono tantissimi altri, però io ho fatto una selezione di giochi. Ad esempio c'era anche Metroid, c'era Luigi's Mansion, ci sono veramente tantissimi giochi. Questi secondo me sono i più adatti da farsi regalare nel periodo di dicembre. Poi sotto nei commenti fatemi sapere se vi farete regalare uno di questi giochi oppure preferite farvi regalare un altro cosa. Come al solito io vi invito a lasciare un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!